Per molto tanto tempo ci hanno detto gli studiosi che il nostro amato suolo, di cui noi siamo orgogliosi, non era ancora emerso al tempo ahimè dei dinosauri. Questo era anche il motivo perché qui non trovavamo certi fossili che altrove noi vediamo ed ammiriamo. Ma poi siccome evolve e cambia sempre la ricerca, guarda, guai solo a pensare che non serva una conferma. Si è poi visto che l'Italia affiorava già dal mare, sotto forma di arcipelago oltretutto tropicale. Non abbiamo così avuto dei bestioni giganteschi, tu capisci che su un'isola è meglio se non cresci, per la tua sopravvivenza devi restar piccolino, se tu sei 40 metri non ti basta uno spuntino. Ecco allora salta fuori proprio nel Beneventano, un bel fossile di sauro appena nato quasi un anno. Poi tutti chiamano Ciro ed è famosa tutto tondo, perché lui è l'unico cucciolo di dinosauro al mondo. Ciro è l'unico esemplare di Scipionix esistente, è vissuto qualche giorno e questo non è divertente. Un probabile uragano l'ha sorpresa all'improvviso lungo la calda laguna senza sorta di preavviso. Ma la sabbia trasformata poi col tempo in forte roccia ha restituito a tutti come un frutto nella buccia un eccezionale fossile perfetto e conservato che permette di studiare anche che cosa ha mangiato. Ecco allora salta fuori proprio nel Beneventano un bel fossile di sauro appena nato quasi un anno. E poi tutti chiamano Ciro ed è famosa tutto tondo, perché lui è l'unico cucciolo di dinosauro al mondo. Perché lui è l'unico cucciolo di dinosauro al mondo. Perché lui è l'unico cucciolo di dinosauro al mondo.